Buona serata a tutti, carissimi. Un caro saluto a tutti voi. Rendiamo grazie a Dio per questa opportunità oggi. Ancora stasera ci siamo trovati qui insieme come figli dell'unico Padre e come figli fedeli, obbedienti. Vogliamo ascoltare, riascoltare la sua parola prima che finisca questo giorno, giovedì 12 di ottobre. Intanto andiamo a riascoltare il brano dal Vangelo secondo Luca, capitolo 11, i versetti 5-13. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca, gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. Se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà e dagliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione. Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore, laudate o Cristo. Luca 11, 5, 13. Come vivere questa parola, carissimi miei? San Luca ci presenta, mediante questo brano, due tipi di rapporto. Il primo è un rapporto di amicizia, due amici, uno a letto con i suoi figli, e l'altro è accolto un amico e cercava di offrirgli qualcosa, ma a casa non aveva niente, perciò doveva uscire verso mezzanotte a chiedere al suo amico un aiuto. Dammi tre pani, prestami tre pani, un rapporto di amicizia. Poi verso la fine, Gesù ci presenta un altro rapporto, cioè quello di sangue, un padre e suo figlio. E questo ultimo rapporto rappresenta il rapporto fra di noi, noi e Dio, l'unico Padre nostro. Come vivere questa parola, carissimi miei? Un rapporto di amicizia e un rapporto di sangue fra noi e il Signore nostro, il Padre nostro. Vi presento questa schema per spiegarvi questo brano oggi, stanotte. E guardiamo insieme l'amicizia e il rapporto fra noi e Dio. Innanzitutto, questo amico a mezzanotte dormiva con i suoi figlioli, ma sappiamo che il Padre Celeste, il Padre nostro, non prende sonno e non si addormenta mai. Il Salmo 121, versetto 4. Alzo gli occhi verso il monte, da dove mi verrà lo aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Non si addormenta, non prende sonno. Il custode di Israele, Dio nostro Padre, non si addormenta mai e non prende sonno mai. 24 su 7, 365 giorni ogni anno. Dio non prende sonno e non chiude mai le porte del cielo
È sempre aperto, sia la mattina, pomeriggio e la notte. È possibile accedere il Padre Celeste. L'accesso al Padre è sempre possibile. Ogni tempo, ogni orario, Dio non prende sonno e non dorme mai. Il primo caratteristico è questo. Il secondo, Dio è Padre nostro. Lui è più di un amico, come leggiamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 6. Mosè si rivolgeva al popolo di Israele. Così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di saggezza? Non è Lui il Padre che ti ha creato? Ciò che ho sottolineato con rosso, che ti ha fatto e ti ha costituito, non è lui il padre che ti ha creato. Dio è più di un amico, lui è un padre. Un padre. Allora, come un padre, babbo prende cura dei suoi figli, Dio prende cura di noi. Non è la responsabilità di un amico di prendere cura del suo amico, ma è la responsabilità di un babbo, un padre, di prendere cura del suo figliolo, dei suoi figlioli, o della sua figlia. Il terzo è questo. Dio è giusto e in lui non c'è falsità. Deuteronomio 32, 4. Il Signore Dio nostro è la roccia, perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie, è un Dio fedele e senza malizia. Allora, con questa parabola, Gesù sta dicendo una cosa importantissima, carissimi miei. Se questo amico che ha colto questo amico verso mezzanotte non aveva niente a casa, e siamo noi. Quando abbiamo perso tutto, quando manchiamo noi le necessità della vita, il Signore ci invita noi a rivolgersi al Padre, che non si addormenta mai e non prende sonno mai, non chiude le porte mai, si può accederlo. Ogni momento andiamo noi a cercarlo, andiamo noi a bussare, andiamo a chiedergli. Andiamo noi, carissimi miei. Poi verso la fine c'è un'altra frase che mi colpisce oggi, guardiamo insieme. Quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quanto più il Padre celeste ci darà lo Spirito Santo. Allora abbiamo capito che il secondo è un rapporto di sangue fra un padre e suo figlio, che rappresenta noi, tutti noi come figli, e Dio come nostro babbo, come nostro padre. Il Signore ci invita a chiedergli lo Spirito, perché come diceva San Paolo nella lettera ai Romani, lo Spirito è il primo dono di Dio, primo dono che Dio riversa nei nostri cuori. Guardiamo insieme Romani 5:5, la lettera di San Paolo ai Romani. La speranza, secondo Paolo, non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, il primo dono di Dio, lo Spirito come sangue, colui che permette questo legame fra noi e il Padre Celeste. Poi, ancora nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 14-16, scriveva San Paolo:
Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi. Questo Spirito ci rende figli adottivi. Come il sangue rende qualcuno figlio o figlia del suo babbo, sua mamma, così lo Spirito ci rende figli adottivi. E per questo Spirito gridiamo noi, Abba. E se lo Spirito Santo, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. Non siamo amici, siamo figli di Dio. C'è un legame, un stretto legame, legame di sangue, mediante il suo spirito, fra noi e nostro Padre. Andiamo, carissimi miei, ogni momento del giorno, sia la mattina, pomeriggio o la sera, perché le porte di Dio non vengono mai chiuse, è sempre aperta. La porta di Dio è sempre aperta. Dio è più di un amico. Le sue risorse non vengono mai esaudite come le nostre. Questo amico non aveva a casa pane e pane perché le sue risorse erano esaudite. Vengano esaudite noi, uomini, le nostre risorse di cibo, di soldi, di vestiti. Ma le risorse di Dio non vengono mai esaudite. La misericordia di Dio non viene mai esaudita. Libro di Lamentazione, capitolo 3, versetto 22. La misericordia di Dio non viene esaudita, si rinnova ogni giorno. La porta di Dio non è mai chiusa, è sempre aperta. Carissimi miei, fratelli e sorelle miei, il Signore non prende sonno. Stanotte andiamo. Stanotte supplichiamo come babbo, perché lui è più di un amico. Stanotte, essendo giusto, lui ci darà ciò che gli chiediamo noi, perché lui è giusto e retto. La pace del Signore regni nei vostri cuori. Amen. Ora aggiungiamo alcune intenzioni. La prima, guardiamo, ho tratto dal libro della lettera di San Pietro, 1,17. Che cosa ha scritto San Pietro? Se voi chiamate padre colui che senza fare preferenza giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Allora, come al solito, intanto la prima intenzione è di rendere grazie al Signore per il dono della fede, della nostra vita, anche il dono della sua parola. Rendiamoli grazie stanotte. Vi inviterei tutti noi, nelle vostre case, nelle vostre camere. Rendiamo grazie al Signore. Per la vita nostra, il dono della parola, il dono di questo giorno. Ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Preghiamo, carissimi miei, per la pace del mondo, in Africa, in Medio Oriente, in Europa, in Sud America. Se chiamate Padre colui che senza fare preferenza giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi bene. Comportiamo noi con timore, come fratelli e sorelle, nel questo tempo che viviamo qui come stranieri. Non distruggiamo mai il mondo. Allora, perché si comportano come veri figli i fratelli che combattono, distruggendo la vita e la proprietà? Preghiamo. Portiamo al Signore tutti quelli che si combattono contro se stessi. Essendo figli, come abbiamo sentito, abbiamo un unico padre, perché si comportano come veri figli
e come veri fratelli dell'unico Padre. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cari fratelli, cari sorelle, il Signore ci manifesta oggi come Padre. Colui ci dà il suo Spirito ogni momento che gli chiediamo noi. Preghiamo per tutti quelli che non si sente invocare Dio come Padre. Ci sono alcune persone che non si sentono invocare, chiamare Dio Padre. Allora preghiamo per tutte queste persone, perché il Signore li illumini, purisca il loro mente, il loro cuore, perché vengano a sapere come invocare il Padre unico, il Padre nostro, anche come loro Padre, per tutti quelli che non si sentano invocare Dio come Padre. Preghiamo stanotte. Ascoltaci, o Padre. Preghiamo, carissimi miei, per noi stessi, perché non poniamo mai la nostra vita e la nostra speranza nelle cose effimere, ma su di Dio, colui che non si addormenta e non prende sonno mai. Poniamo la nostra vita e la nostra speranza solo in Dio. Preghiamo per noi stessi, perché non riponiamo mai le nostre vite, le nostre speranze nelle cose effimere che passano. Per noi stessi preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo di nuovo, carissimi miei, per tutti coloro che dubitano che le loro preghiere vengano esaudite. Io ho incontrato persone che dicono: io non prego più perché il Signore non mi ascolta quando prego. Questo non è vero. Allora preghiamo stanotte, amici nostri, parenti nostri, anche persone di fede che pensano così: il Signore non mi ascolta e per questo io non prego più. Non è vero, carissimi miei. Il Signore ci ascolta, ci dà la risposta a ogni preghiera, tranne le preghiere che non vengano fatte in modo giusto. In modo giusto. Allora preghiamo per tutti quelli che dubitano che le loro preghiere vengano esaudite, perché vengano a scoprire la bellezza della preghiera. Per loro preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vogliamo elevare al Signore a tutti quelli che soffrono, portano tanti dolori, bambini, giovani, adulti, parenti nostri, amici e amiche nostri, i nostri benefattori, quelli che chiedono le nostre preghiere. In questo momento di difficile, il Signore li porti la sua guarigione. Il Signore sta accanto stanotte perché sentano la presenza di Dio. Veramente stanotte sentono la presenza di Dio. Qualunque luogo stanno queste persone. Per loro preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Infine, chiediamo tutti noi il bacio santo di Dio perché ci fa addormentare. Signore, dacci tutti noi il tuo bacio santo, per farci chiamare Padre nostro e farci addormentare, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Buonanotte a tutti, carissimi miei. E non dimentichiamo mai, ce l'abbiamo un Padre che è più di un amico. Non prende sonno, non si addormenta mai. Le sue porte sono sempre aperte. Amen.